Una settimana importante, una tradizione, quella della Smart Week a Genova, l'occasione per vedere i passi in avanti che sta facendo la tecnologia. Sono molti gli imprenditori che sostengono questa iniziativa, bisogna ringraziarli per il sostegno. E l'imprenditore, anche chi lavora in questo settore, è importante. Molti cittadini lavorano in questo settore. È un'occasione per pubblicizzare anche le eccellenze che abbiamo a Genova come imprenditori, ma anche per far vedere e toccare con mano le auto elettriche nuove e i nostri mezzi MT nuovi. Per raccontare come sta evolvendo la città attraverso una mobilità totalmente elettrica, un trasporto pubblico locale totalmente elettrico e grandi progetti di trasformazione della città che porteranno a far sì che nei prossimi 3-4 anni le persone avranno un sistema molto più appetibile rispetto ai mezzi privati. E sarà anche l'obiettivo per parlare di educazione stradale con la Fondazione Scarponi, che l'educazione stradale è un elemento di sicurezza e affinché ci sia sicurezza non serve solo la tecnologia, ma servono anche i buoni comportamenti. Un processo di modernizzazione del sistema: entro il 2026 puntiamo ad avere una flotta totalmente elettrica con filobus, con una metropolitana che andrà a triplicare l'attuale percorso, ma anche attraverso tecnologie innovative come nuovi autobus flash charging che serviranno tutta la Val Bisagno. Quindi un sistema che si baserà sull'intermodalità, utilizzo dell'autobus, utilizzo della mobility, della micromobilità, dello sharing e del treno all'interno di un'offerta tariffaria che abbiamo proprio presentato nei scorsi giorni, che faciliterà i movimenti a un prezzo minore, e siamo sicuri che questa sia la chiave per aumentare il numero di abbonamenti e aumentare il numero di passeggeri.